Benvenuti al Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera. Oggi vi presenteremo uno strumento tra i più dolci e poetici di tutta l'orchestra. Il suo nome? L'oboe. L'oboe è uno strumento antichissimo che deriva dall'arcaico aulos greco. L'evoluzione dell'oboe nasce però dall'oboe rinascimentale, ovvero da una piccola bombarda denominata musette. La sua successiva evoluzione darà vita all'oboe barocco. La letteratura per oboe vive il suo maggior splendore nel periodo barocco, periodo in cui l'oboe era considerato, insieme al violino, lo strumento solista per eccellenza. Abbiamo qui per voi una copia del prestigioso oboe barocco Thomas Stanesby Jr. Costruito in legno di bosso, lo strumento prevedeva la presenza di sole due chiavi, ma al di là della sua essenzialità, lo strumento risulterà essere prodigioso emblema e gloria del barocco. Pensate che proprio per questo strumento furono composti i concerti solistici di Bach, Telemann, Couperin, Vivaldi e tanti altri. Arriviamo dunque al nostro oboe moderno. L'oboe moderno è di forma troncoconica, realizzato generalmente in ebano o palissandro e, come il barocco, sempre diviso in tre sezioni, ovvero superiore, centrale e campana. Una cosa molto importante, forse la più importante, è che l'oboe, per emettere un suono, ha bisogno di un'ancia. Lo strumento è infatti definito strumento ad ancia doppia, proprio perché dall'ancia dipenderanno l'intonazione, la fluidità dell'emissione e la bellezza del suono. L'ancia è costituita da due lamelle sagomate di canna da fiume, legate fermamente l'una all'altra ed innestate in un tubicino, detto appunto tubo o rammello. Gli oboisti generalmente si costruiscono l'ancia da soli, ovvero con l'ausilio di una serie di attrezzi. La creazione di una buona ancia rende soddisfatto ogni oboista. Dunque, se ami la musica e questo strumento ti ha preso il cuore, come ha fatto con noi? Non devi fare altro che venire da noi al Conservatorio di Matera. Potrai iscriverti anche se non hai ancora lo strumento, poiché te ne sarà consegnato uno incomodato gratuito dal nostro conservatorio. Lo studio in conservatorio prevede tre step distinti: la scuola base, il propedeutico e l'accademico. Il conservatorio, nel suo livello accademico, è un'istituzione di alta cultura di grado universitario specializzata nello studio della musica e può rilasciare il diploma accademico di primo livello dopo 3 anni e il diploma accademico di secondo livello dopo altri 2 anni. In conservatorio studierai lo strumento, quale materia caratterizzante, ed altre materie a corollario della prima. Potrai suonare in insiemi da camera con altri ragazzi ed anche nella prestigiosa orchestra del Conservatorio di Matera, che peraltro si è esibita in importanti teatri in tutto il mondo. Dunque ti aspettiamo! Qui giù in descrizione troverai alcuni link per ascoltare l'oboe dai grandi solisti e tutte le info utili a contattarci per iscriverti a sostenere l'esame di ammissione. Puoi iniziare dalla scuola di base o dai livelli più avanzati se hai già studiato in precedenza. A presto! Ciao! Lascia gli oboe!